pagata, abusivi. Non so se vi è chiaro. Ve lo ricordate, questo signore di cui vi abbiamo parlato una settimana fa? È quello che occupa abusivamente la casa del signor Giorgio alla Spezia. Io non lo so, tu non ti preoccupare che è abusivo, non lo so. Noi però non abbiamo nessuna intenzione di lasciare il signor Giorgio a lottare da solo. Così siamo tornati dall'occupante abusivo per chiedergli nuovamente spiegazioni. Salve, salve. Ma allora questo affitto quando lo volete pagare? Quando ve ne andate da qua? Eh? Quando ve ne andate? Nedad e la sua compagna non pagano l'affitto da 10 mesi. Continuano a vivere in questa casa come se nulla fosse, nonostante un contratto d'affitto scaduto. Quello che mi fa più rabbia è che mi dicevano: me ne vado domani, me ne vado dopodomani, ti portiamo i soldi, non preoccuparti. E sono sempre qua. E allora, essendo preso poi in giro a questa maniera... Il danno è anche alla beffa, sì, perché oltre a prendersi gioco del proprietario della casa in cui vive... Gigi, ragazzi, vai che prendere privacy, E denunciami! Lo ha anche aggredito in maniera violenta. Arriva qua, ubriaco, mi è arrivato un pugno in faccia, che io sono caduto a terra come un pugile suonato. Giorgio viene portato all'ospedale, nel referto, 10 giorni di prognosi per trauma cranico. Insomma, chi dovrebbe sentirsi almeno in colpa chiama anche la polizia. Proprietario, lei? Sì. Ha chiamato lei il 112? No. No? Il 112 l'ha chiamato gli inquilini abusivi che ho in casa e che non se ne vogliono andare. In casa dove? Sì, nella mia camera d'aria. Nedad, perché non uscite e ci date delle spiegazioni invece di chiamare la polizia? Come in un copione sbagliato che però si ripete, è l'abusivo infatti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in un cortocircuito che purtroppo sembra non avere fine. Io non voglio neanche più una lira, non mi danno né più affitto né lì, purché mi dicono il giorno tale ce ne andiamo. Ma il giorno tale se ne devono andare. Così lei sta finalmente sereno. Io sto sereno, speriamo di risolvere il problema il più presto possibile.